per un istante. Quello è il nostro battello che abbiamo perso. È pen Rai, no? Pen. Era il nostro. Sì. E adesso? Adesso? Mai pen Rai. Mai pen Rai, mai pen Rai. Rua Pai Leo, mai pen Rai. Pai Leo? Mi, Cam Lang Ma. Ah, Cam Lang Ma. Oh. Ok, Tok Jai. Ok, Tok Jai. Ho un ca. Rawang Antarai. Chao Chai Mai. Rawang Antarai Ma. Com'è che dicono alla radio? Qui siamo Radio Suratani. Ho un ca. Ci siamo messi nei due posti più orizzontali possibili. Ci facciamo un bel pisolino, visto che abbiamo aspettato la barca ore. Adesso ci riposiamo un po', siamo così stanchi. Mai pen Rai. Arrivati al porto di Suratani, il momento dell'attracco. Allora, il primo tentativo non è andato a buon fine. Certo che c'è una bella distanza. Facendo quello. Sì! E che ti viene un nervoso incredibile. Si stanno innervosendo. Praticamente portiamo la prua in maniera meccanica. Sì, là, trainano perché... la prua verso... Sì, traineranno la prua controvento. Siamo due stronzi. Ma povero comandante! Ora, con tutta la forza del tuo corpo. È una manovra veramente... Io non ci capisco niente. Però è veramente una manovra assurda quella che hanno fatto, eh. Ora potete portare la cima là, per favore, laggiù. Rimetta a posto la cima. Corri. Mi sa che lo licenziano questo comandante captain. Senza lavoro. Ma magari noi siamo cattivi, ma magari c'ha un motore. Ah, magari ha il motore rotto qui a prua. Ma se ti tirava su persino le montagne, che ma tu che ne sai? Magari era il motore di pompa che andava a scorgogliare l'acqua a prua. Comandante è là che canta, mai pen Rai. Mai pen Rai. Già trua mai pen mai pen Rai, mai pen Rai. Muarua mai tai, mai pen Rai, mai pen Rai. Siamo arrivati al porto di Ranong, che è un po' particolare perché non è un porto sul mare, è un porto su un canale, su un fiume, insomma. Perché Ranong è tutta, cioè esce tutto questo fiume un po' che è il confine poi con la Birmania, no? Prenderemo una speedboat. Ma che moto fantastica! Sei una centaura, al contrario di me. Casa? L'ho trovata su bottadiculo.com a Samui.
Appena arrivati sull'isola affittiamo il motorino, soltanto che abbiamo due valigioni. Allora Irina, la nostra amica che ci ha aspettato al porto, ha un super aiuto, ha una super moto e prende questa valigia. La mia che è molle, la prende Franco. Io invece, che il motorino lo porto male, ho paura, sono imbranata, non prendo niente, soltanto la mia borsa, è già troppo. Siamo in questo bungalow qua e c'è un animale molto grosso che cammina sul tetto, tipo cavallo. Non ci sono cavalli sul tetto, al massimo sarà un gatto. Ma che è un gatto? I gatti hanno il passo felpato. Questo è un gatto thailandese. Ma che gatto? Un giaguaro questo è, non un gatto. È tutta la notte così? Io non dormo neanche con tutto sto casino. Vai a vedere che cos'è. Ma tu col cazzo che esco? No, non uscire, non uscire. Vado a vedere. No, 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 no. Ma no, non stai tutta la notte così. No, 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 no. Ma che non, cioè, che cosa? Non è che se esci non stai tutta la notte così. Se un animale si spaventa se ne va. Aspetta, gli facciamo del rumore sul tetto. Andiamo a dormire! Vattene! Dobbiamo guardare Ozark! Guarda che ci sono anche delle altre persone nei bungalow. Ah già, c'era una signora. Se n'è andato. Vedi? Commenti? È un posto carino, tranquillo. Bene. Allora, buonanotte. Forse. Forse. Anche qui a Koh Phangan abbiamo noleggiato i motorini e adesso andiamo in un baretto lungo la spiaggia, bellissimo, ci siamo andati ieri sera, ma era talmente buio, insomma ovviamente era notte, che non potevo farvelo vedere, ve lo faccio vedere oggi. Venite, ma con calma, eh? Io vado piano. E non mi prendete in giro. Ho imparato a mettere giù il cavalletto, eh? Mica si scherza qui. Centauri si nasce. Oh, non can. E me? One. Meru, tu fai benzina anche tu? Sì. Ok. Non. Ok. Sì. Don't worry. È già aperto. Ah, no, la chiave, giusto. Rian passa francese. Però sei te. Mm. Puoi passare francese, dai. Ma dai. Bonjour. Bonjour, merci. Madame. Beh, ma c'hai madame. Ma c'è madame, no? Ma è ben dai. Ah, sì, quello di che spegni, schiacci start. Ah, ok.
Ma vedrai con me rufo blu? Ah, ok. Non vuole? Choc di Mac. Yeah. Sodica. Praticamente è distributore automatico questo. Sì. Ok. Hopinca. Merci. Ciao. 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 Ah, puoi Italy dai. Italy ciao, e no. Ciao. Oli ciao. E ti basta. Sono showman. Ok, thank you. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Sawadika. Sawadika. See you when you see me. See you when you see me. Hen kun dai. Rawang hen kun. Sawadika. Ciao ciao. Ciao ciao. Ok. Non è che non sono capace, è che devo fare un po' di show, no? E quindi devo fare un po' quella imbranata, in realtà sono bravissima. Siamo arrivati al parcheggio. Guarda quante formiche. Vabbè, queste ci sono anche in Italia, eh. Bello. E adesso andiamo al Lippy Bar. Ecco il, come si chiama, Lippy Bar. Una prua di una nave. Quando c'è poi l'alta marea, il mare arriva fin lì. 2 anni fa, durante una mareggiata, è stato spazzato via. In questi 2 anni di lockdown l'hanno ricostruito, ma la cosa più bella di tutte è l'interno. L'interno è meraviglioso. Tutto sugli alberi è bellissimo. Tamyangai, kam kon dio, ru kapuan. Laigun, kapuan. Kapuan, eh? Kikon. Ha fatto tutto lui insieme a dei suoi amici. Mai ni ao ao tinai ti majak tare lo. Soltanto con la legna che viene dal mare. Con gli utini. Pak sini. Kambon. Guardate che meraviglia, perché hanno fatto tutto in mezzo ad alberi che già c'erano, no? Fai tanta madami mi con io. Tu quanto. Ci sono postazioni un po' ovunque, no? Questa, poi qui con tutta la sabbia, il ponticello, il laghetto. Con ciò ma qua quella mi con io ru. Ma mi con. Mi con ciò qua. E si va poi anche al piano superiore. Là c'è un piccolo bungalow. Qui invece fanno, giù c'è l'alcol, e di qui sopra invece fanno le cose con la frutta, i vari mamuan pan, tutte cose che bevo soltanto io. Con Michelat Mag, prova mai nai. Tam con Dione, capuana, tonan. Un tam fai qua. Anche con soltanto con le foglie delle palme, e sono legate soltanto con le pezzettini di foglio, comunque di bambù, adesso io con l'esattezza non lo so, però qui non c'è un cordicello, una cimetta, niente. Guardate che bello. E che t'ammazza. Ci hanno impiegato 15 anni a fare tutto questo. Qui siamo in cima alla prua, Cioè, è veramente un labirinto. Diceva, è finito. No, c'è un altro stradello, un altro ponte. Le uniche cose che hanno speso, le hanno spese per comprare la cima, la corda, no? Queste cime qui. Ok,
Supermoto. E c'è anche il biliardo. Spero che di avervi dato un attimo un quadro qui del Lippi Bar. Non dimenticatevi il rock and roll. Buona onda!